accomodi, sta stanno adesso la chiamo. Buonasera dottore. Oh, dottore, io la faccio semplice. Ah. Ma tu sei vaccinato? Sì, hai fatto il vaccino? Ma non sono mica scemo, però ho intenzione di farlo. Ah, non sei vaccinato? No, ho intenzione di farlo però, perché comunque ho visto che questo stato... No, io mica ti offro. No, no, ho visto che questo stato, insomma, mi sta togliendo tutto, allora... A me non interessa lo stato, io faccio il medico, poi rispetto qualsiasi mentalità. Ok. Può accettarlo o non accettarlo, ma quello... Non è più un problema mio, è un problema politico. Sì, quello. Sì, sì. Allora io... Però io, se tu mi fai la domanda, ti consiglio chiaramente di farlo. No, ok. Non ti posso mica puntare no, se la sua coscienza suggerisce questo, per carità. Allora, io mi sono informato, perché ovviamente per farlo mi sono un attimino informato. Mi sono scaricato la scheda tecnica dello Pfizer, perché siccome insomma è quello più gettonato, facevo anch'io quello. E... ho letto tutte 120 le pagine, sono 120 pagine, alla 66esima pagina, sezione B, c'è scritto che il medicinale deve essere assunto previa prescrizione medica, quindi me lo dovrebbe prescrivere lei. No, non esiste. Perché no? Perché non esiste, perché è una prassi che non facciamo. Si va all'hub vaccinale, al centro vaccinale, dopo si vaccinano. Tu firmi prima di vaccinarti. Perché deve assumere la responsabilità, infatti devi compilare il foglio e loro... E come mai sulla scheda tecnica c'è scritto questo? No, non lo so, guarda, questo non lo deve venire a chiedere a me. Ah, quindi... Quindi non ti so rispondere. Quindi praticamente si chiede in maniera piuttosto tacita al paziente di assumersi una responsabilità? Sì, io posso essere d'accordo con te, ma non ti so rispondere, sinceramente. Vabbè, sì, ma cosa le costa farmi la prescrizione, scusi? No. Non si fa. Tanto al labo vaccinale firmo io, quindi... No, non si fa proprio. Perché? Non è che mi costa. Non si fa proprio, non lo faccio proprio. Perché così decade... Perché non lo fa nessuno. Decade lo scudo penale. Se tu trovi... Non si fa, capisci? Non si fa, Sassano. Quindi non esiste. Ma perché così decade lo scudo penale? Per la vostra... Ti sto dicendo che non si fa, quindi è una prassi che non abbiamo, che non è seguita, quindi... non obbedisce a un protocollo. Ah, okay. Quindi la scheda tecnica di Pfizer dice stupidaggine? Non lo so. Vabbè, se questo è il problema... No, non so, cioè me lo dica lei, io non posso più lavorare, no, non posso no, più no, fare no, niente. Ti sto dicendo che non esiste prescrizione per il vaccino o per il Covid. Non per esiste... nessun vaccino esiste prescrizione, neanche per l'influenza. E c'è scritto così sulla scheda tecnica, non me lo so mica inventato io. Quanto rivolgere più al Ministero della Sanità? Guardi, io ho, per curiosità ho esposto la questione anche all'ASL e mi hanno detto di fare, se nel caso il medico di base non fa la prescrizione, di fare un esposto all'Ordine dei Medici e anche una denuncia per omissione di atti d'ufficio. La faccio? Per lei va bene così? Noi non dobbiamo fare prescrizione per quanto riguarda il vaccino. Sì, non esiste. È scritto nella scheda tecnica, non me lo sono inventato io. Non esiste. Tu puoi fare la risposta all'ordine, sì. Padronissimo di farlo. Quindi secondo lei va bene così? Sì, è giusto che un paziente... Non posso fare nessuna prescrizione io, perché non esiste, sarebbe la prima volta. Quindi tu vatti a informare all'ordine dei medici, dici che il medico... non ha fatto la prescrizione per il vaccino, pur essendo scritto nella scheda tecnica del... Se l'hanno scritto vuol dire che un motivo ci sarà, insomma. Vabbè, ma non ti so rispondere io, capisci? Non ti so rispondere. Se non mi sa rispondere lei, chi mi deve rispondere, scusi? A chi lo chiedo? Faccio una preghiera, lo chiedo al Signore? Chiederò lì all'Ordine dei Medici, sta roba qua. Ma ha paura di qualcosa, non so. No, non ho paura di niente, ma non... E allora perché non me la fa, scusi? Non so neanche come si fa una prescrizione del vaccino io. Non esiste, capisci? Non è contemplato. Ah, mi mette nero su bianco che mi perso allora, la faccia. Scusa, ma... Allora. Luciano? Potete venire un attimo qua? Uno. Che è successo? Siete. Che è successo? Allora.
è successo? Il Signore vuole che io faccia una prescrizione, quasi obbligandomi, che obbligandomi. Devo vaccinare, perché dice che nella scheda tecnica del paese è scritto che il vaccino va fatto dentro prescrizione medica. Certo, io pagina 66. Che non esiste questa cosa qua, perché io non la conosco. Il Signore dice che mi sto rifiutando di fare una prestazione. Certo, gliela sto chiedendo se sta rifiutando. Può fare chiaramente un esposto, io non so rispondere perché, e perché su Pfizer c'è scritto questo. Su qualsiasi vaccino, su qualsiasi cosa, su qualsiasi medicina c'è scritto questo, ma non esiste, quindi io non saprei neanche. Ma ha bisogno del testimone, non lo so. In modo tale, perché lui praticamente qua vede 9.000 pazienti, gli sto dicendo, hai mai sentito una roba del genere tu? Se ti scarichi la scheda tecnica. No, no, no. Allora, dice indicazione o prescrizione? Prescrizione. Allora, scheda tecnica. No, no, non lo so perché era già venuto qua. Sì. Sono 120 pagine. Perché? Alla 66esima pagina, sezione B, c'è scritto una frase semplice, no, semplice. No, perché, però c'è scritto, è il medico che te la fa. Il medicinale va assunto necessariamente, c'è scritto. Tramite sì, prescrizione medica. Ma è quella del medico che te la fa. È il medico che te lo fa a sua volta, che tu devi combinare dei fogli che tu devi firmare. Quindi lei sta dicendo, quindi lei sta dicendo che il medico vaccinatore, non lei. Esatto, sì. Se l'assume lei la responsabilità di questa dichiarazione. Io non sono il medico vaccinatore, capisci? Cioè, è il medico. Vabbè, però lei sa che cos'è che può far male a me o meno, cioè conosce la ma mia storia clinica. Ma il vaccino lo deve fare, secondo me, ma nessuno lo può obbligare. Questo lo sto dicendo. Quindi nella scheda tecnica di un prodotto farmaceutico c'è scritto che ci vuole una prescrizione e nessuno la fa. No, io non riesco a farlo. Lei può vedere qualche altro collega che gliela fa. Probabilmente ha timore di qualcosa, non so, che decade lo scudo penale. Allora, non ho timore di niente. Allora, la potrebbe fare tranquillamente. Allora, no. Come prescrive un medicinale, vi prescrive quello. No, no, non si può fare. Sassano, mi devi scusare, ma abbiamo un casino qua della Madonna, abbi pazienza. Che casino, c'è una persona. No, per telefono a quante cose c'ho da fare qua. Abbi pazienza. Va bene, niente, io farò l'esposto, la denuncio, non c'è problema. Ok? Va bene così? Ah, se la sua coscienza le suggerisce questo, va bene così. Cosa vuole che le dica? Bravo. Bravo, bravo. Altro bel imbecille. Andate dai vostri medici e mandateli a cagare.